Che risveglio, ragazzi, che risveglio! Spettacolo! Ragazzi, si riparte. Ora andiamo verso la Toscana, verso Siena, Bolsena. Strade iniziano a diventare simil toscane. Oggi passiamo la zona del Montepulciano o Montalcino, Brunello di Montalcino, Montepulciano, quelle zone qua. In più passiamo per Siena, se riesco, adesso vediamo un po' come siamo messi. Mi fermo a Siena. Mi fermo così la visita un po' alla grossa, diciamo. Le gabret, le pecurelle, le pecurelle, le pecurelle. Quindi si va verso Siena, ragazzi. Passando a stradelle, come ieri, facciamo tutte stradelle. Vederla, ragazzi, perché è davvero mozzafiato. Ma già qua iniziano le strade. Spettacolo. Spettacolo! Ma cavolo, guida la gente, guarda! Quindi niente, ragazzi, oggi ci fermiamo in una località molto nota per i motociclisti, ma vedrete alla fine del video. Perché la prima sarà Siena. Spero che mi facciano. Adesso vedo un po' com'è che la ZTL lì. Perché in teoria in moto a Siena si può entrare. Quindi siamo a posto, siamo a posto. Ragazzi, va che stradine. Le stradine. Spettacolo! Comunque, ragazzi, vi ricordo che vi lascio, se riesco, vi lascio le tracce, le cartine Google Maps. Se volete rifare queste strade anche voi, guardate che spettacolo! In mezzo alla natura, in mezzo al verde. Le strade belle tortuosette ogni tanto sono spezzate da questi bei borghi medievali, antichi, belli. Torre Barbarossa. Siamo ad acqua dipendente, qualcosa del genere. Bel borghettino. Borghettone più che un borghettino, però bello. Acqua pendente, ragazzi. Bello.
Bel paesello. Rotolando verso nord. Comunque ragazzi, anche quest'anno ho fatto il Giro d'Italia. Zitto zitto, quattro quattro. Che panorama! Sono fino adesso era tutta così, tutta così, tutta così, tutta così. Vedete che adesso incomincia ancora. Le stradelline toscane, ragazzi. Toscana! A che siamo in Toscana? Siamo in Toscana! Ah, Pischero, siamo a Toscana! E si sale! Si sale! Va che panorama! Panorama! Cabriolet! Panorama! Vieni via con me. Cabriolet, panorama, vieni via con me. Mai per caso, cabriolet, panorama, vieni via con me. Cabriolet, panorama, vieni via con me. Cabriolet, panorama, vieni via con me. Che ragazzi, qua siamo nella Val d'Orcia. Zona dell'Orcia, Val d'Orcia. Strada del vino Orcia. La strada del vino. È tutta dritta però, è tutta dritta però. Ma è tutta dritta. Percorso rurale, ragazzi. Rurale. Ma che spettacolo! Le montagne russe! Le montagne russe! Le montagne russe! Guarda qua, adesso qua! Che spettacolo! Spettacolo! Magno Vignoni, Siena! Siena, stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando!
animali in prossimità. Ragazzi, piazza del campo, davvero molto bella, caratteristica, la facevo più grande però, la facevo più grande, come si vedeva in tv, pensavo che era più grande, però molto bella, caratteristica. E ragazzi, lasciamo quel di Siena e ci dirigiamo nelle terre del Chianti per arrivare a Firenze. Eccoci qua, appena lasciato Siena, pochi chilometri e già si comincia a vedere le zone del Chianti. Infatti siamo sulla strada regionale chiantigiana, zone che comunque ho fatto in uno dei miei primi viaggi in moto, avevo ancora la Z750, mi ricordo. Ho fatto qualche giorno in queste zone, davvero molto molto belle e anche molto divertenti da fare in moto. Ma cialla, ulivi e viti qua producono vino, ovviamente il Chianti. E in più fanno anche l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva. Famosa questa zona, eh.
Wow, ragazzi! Che pezzo! Che pezzo! Teste serpentine, ragazzi! Spettacolo! Mi ricordo che quando avevo fatto queste strade avevo preso acqua. Ciò vuol dire che non me le ero godute così come me le sono godute oggi, perché pioveva. Invece oggi, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Spettacolo! È lo spettacolo! Ma va che bello! Va che bello! Ancora in terre chiantigiane, ragazzi! Da qua, che strada! School bus! School bus! Ragazzi, Firenze, siamo all'esterno, ovviamente non entrerò, che cavoli, non entrerò oggi in Firenze. Speriamo di uscirne presto da Firenze, ragazzi. È una donna che fa l'operatrice ecologica. Ok, ragazzi, ho dovuto smontare, poi rimontare un attimo la action cam perché pioveva ed ora siamo molto ma molto vicini ad una cosa che per noi motociclisti è diciamo quasi un tempio, ovvero lo scoprirete tra poco.